Siamo al terminal croceristico, come potete vedere alle nostre spalle decine di turisti, sono migliaia quelli che ogni anno sbarcano a Messina senza una vera e propria organizzazione, vagano spesso per le vie della città, alle nostre spalle anche eh, qualche organizzatore di tour improvvisato, ma oggi eh, siamo qui perché presenteranno un'applicazione Messina in app. L'applicazione che il Club Lions ha pensato di realizzare. Nella sua struttura è, è piuttosto semplice, cioè, noi proponiamo ai croceristi che sbarcano al, al terminal e che possono eh, scaricare liberamente l'applicazione sui loro smartphone. Eh, proponiamo di fatto al momento quattro itinerari, tutti a partenza dal porto di Messina. I quattro itinerari sono facilmente raggiungibili: sono il, il Duomo e i dintorni. Poi c'è l'itinerario che li porta al museo, questo si raggiunge col tram proponendo poi la possibilità di andare sulle nostre spiagge, abbiamo 8 km di spiaggia sulla Riviera Nord, poi c'è il classico itinerario panoramico che porta i croceristi in alto sulla salita Sant'Agostino, vediamo spesso. Eh, questi turisti insomma eh, vagare un po' liberamente senza nessun punto di riferimento e l'ultimo itinerario li porta per il centro, nel centro della città proponendo anche eh, tutte le specialità gastronomiche tipiche messinesi. Ma quello che Lions Club vorrebbe realizzare eh, questa mattina non è tanto la eh, promozione della propria applicazione. L'intento finale è quello di aprire, di fare il focus sul, sulla potenzialità del turismo da crociera in città. Questo è quello che ci proponiamo alla fine. L'applicazione è stato un modo per noi per lanciare questo, questo discorso.